Una festa dello sport, una festa della città. A Teramo si torna a passeggiare numerosi in piazza. Si torna per una sera alla normalità. Sport sotto le stelle, con le esibizioni all'aperto di decine di associazioni sportive, ha invaso pacificamente il centro storico fino a notte fonda. Grande partecipazione di pubblico e sincera commozione al ricordo di Mimmo Sciamanna, organizzatore per anni dell'evento, troppo presto scomparso. Lui, la vera stella della serata. Questa edizione è dedicata al nostro compianto Mimmo Sciamanna, dipendente comunale ma soprattutto uomo di sport e cuore trainante della manifestazione. Per questo motivo non potevamo non dedicare a lui questa edizione. Un ringraziamento particolare va anche alla famiglia, che sicuramente dall'alto anche lui sarà contento. Musica dovunque per sport sotto le stelle, nelle strade di Teramo, e poi esibizioni di ginnastica artistica, karate, scherma storica, zumba. Montato anche un campo di padel, lo sport del momento. Il padel è lo sport del momento. Intanto chi può giocare a padel? Allora, nel padel possono giocare dai 3 anni fino a quando vuoi. Non c'è limite d'età. Finché puoi stare in piedi, ovviamente. Cioè, è uno sport, però non è che dici quando arrivo a 60 anni sono già anzianotto, così. No. Tennis fondamentale soprattutto per i più piccoli. Certo. A partire dai 3 anni fino ai 9-10 anni abbiamo un progetto che sulle attività motorie di base per i bambini, dove gireranno sulle attività motorie, sul tennis, quindi il mini tennis, ed il padel. L'importanza dell'handball in Italia va soprattutto a Teramo. E a Teramo è uno degli sport più conosciuti e praticati, in quanto c'è una grandissima tradizione da quasi 50 anni di questo sport. E Teramo viene riconosciuta in tutto il mondo come città della pallamano. Un successo per gli organizzatori dell'evento, che sperano poter replicare il prossimo anno con gli stessi numeri. Sport sotto le stelle quest'anno torna alla manifestazione che conosciamo, la più importante della provincia d'Abruzzo sulla promozione sportiva, ma dentro Sport sotto le stelle c'è il ricordo di Mimmo Sciamanna. Ma è un giorno nel quale Teramo si apre completamente, tutti i siti, tutto il sito museale, quindi tutti il museo, la pinacoteca, gli scavi archeologici, tutti aperti per accogliere chi vuole venire oggi a Teramo per lo sport chiaramente, ma anche per ammirare le bellezze della città di Teramo. E anche la prossima settimana ci saranno tantissimi eventi, quindi veramente un settembre speciale quest'anno.